Uè Robin, ma io questa cosa del blog, no blog, non l'ho capita bene. Cioè, ma il blog non è obbligatorio, scusa. Cioè, quando uno fa un sito, deve fare anche il blog, cioè, è incluso, no? Come fai a dire te che il blog non serve, che bisogna fare dei contenuti di valore? Che vuol dire? Ma come fai a fare un sito senza un blog? Cioè, tu Robin, conosci dei siti che non hanno il blog? Come fanno? Scusa, dove scrivono? Ma certo che ne conosco. Te ne dico subito 5. 5 siti che condividono valore pesante, come dico io, senza avere un blog. Numero 1, vivereamalta.com di Carlo Gatto. Tutto quello che ti serve di sapere se vuoi trasferirti a Malta. Dove trovare lavoro, dove trovare la casa, dove affittare la macchina, come imparare l'inglese, come muoverti sull'isola, c'è tutto. Ma non ci sta il blog. C'è persino un gruppo Facebook fantastico, è lì che è nato tutto, ma il blog non c'è. Numero 2, freelancewebdesigner.it di Mirko Disidoro. C'è una guida subito lì appena atterri, c'è un catalogo fantastico di tutti i servizi che ci sono online dove puoi andare a trovare delle commesse se sei un web designer freelance. C'è uno stream di notizie in tempo reale, aggiornate tutti i giorni su offerte di lavoro per chi fa web designer o web developer. C'è un'ottima sezione di domande e risposte per chi essendo dipendente vuole diventare un freelance, ma non c'è un blog. Numero 3, Imparare giocando di Raffaele Costi, impareggiocando.com, cataloghi di tutti i giochi per imparare la matematica, l'arte, l'inglese attraverso i giochi. C'è un calendario di tutti gli eventi che riguardano la pedagogia, i giochi e l'apprendimento. C'è una super esauriente sezione domande e risposte. Ci sono delle guide con gli esperti. Ma il blog non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta. Numero 4, fresco fresco, ancora caldo, suonarelabatteria.it di Corrado Bertonazzi. Ci sono consigli, risorse, esercizi, consigli per chi muove i primi passi, guide gratuite, ebook. Ma un blog non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta. Numero 5, esperto WP, WP.it, esperto WordPress.it di Gennaro Di Fiandra, che è un professionista, un consulente. Ci sono guide, ci sono risorse, ci sono testimonials, ci sono tool utili che puoi utilizzare. Ma un blog non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta e non c'è sta. Tu valli a vedere e dimmi se questi sono dei siti pieni di fuffa oppure se condividono gratuitamente vero valore, dimostrando che chi c'è dietro è credibile in maniera tangibile, immediata. Verifica, dimmi. Anzi, se ne conosci degli altri, per favore, fammelo sapere.